In diretta su Studio 90 Italia, buongiorno a tutti, bentrovati, buongiorno. Siamo pronti perché diamo ancora una volta il bentornato alla professoressa più social del momento. Buongiorno, la nostra super insegnante di social, Loredana 2.0. Hashtag buongiorno mondo, così risponde il vero professionista dei social. No, mi scusi, allora buongiorno mondo a lei. Di cosa ci parla oggi? Pendiamo dalle sue labbra social. Sei in grado di comunicare rapidamente, sei online, H24, fai parte di una community social, sei inserito in almeno 32 gruppi WhatsApp, compreso il gruppo del regalo di una certa Rosalia, anche se è immigrata da 6 anni in Australia. Intanto sta parlando con me o con gli ascoltatori? No? No, Hashtag no. Anche Agata fa lo stesso. Io non conosco nessuna Rosalia. E tu non sei nessuno. Hashtag non esisti. Sei come un gin tonic senza gin. Sei un gin fritz senza fritz. Sei un ginecologo che è solo ecologo. Hashtag, a dove in chia vai se la chat non ce l'hai? Stia calma, la trovo piuttosto nervosa. A parte che Agata in Australia non la conosco nemmeno. Però ci dica come possiamo rimediare, in che modo. Non ti preoccupare, oggi è il tuo giorno fortunato. Meno male. E non solo il tuo giorno, è il giorno fortunato di tutte le persone che ci stanno ascoltando. Perché? Di tutte le persone che ci guardano in video. Lo sai perché? Perché? Perché ci sono io che vi insegno le cose. Certo. C'è il corso principiante, intermedio, avanzato e per gli incapaci come te. Per me è tutto etero, fasullo e virtuale. Non sembra una gran pubblicità questa, veramente, però... Hashtag silenzio perché sennò mi alzo e me ne vado come all'ultima volta. No, per carità, per carità. Oggi lo sai di che cosa parleremo? Di cosa? Del vero terrore dei principianti di Facebook. Ah, sì, certo. Di quelli che non hanno gli elementi sufficienti per difendersi. Cioè? Di quelli che si trovano praticamente esposti come un'antenna parabolica nel balcone. Lo sai di che cosa sto parlando? Eh no, veramente no. Degli inviti ad eventi. Ma dai, ma cosa c'è di male degli inviti agli eventi? Lo trovo un servizio utile. No, per chi è abituato, per chi non è abituato ai meccanismi del nostro guru Zuckerberg, hashtag che Dio l'abbia in gloria ora e sempre, gli inviti ad eventi possono risultare un pochettino fastidiosi. Hashtag tipo sabbia nelle mutande. Stia calma, vabbè, non esageri adesso, professoressa. Ah, continuiamo. Sono io che hashtag esagero? Un po' sì, direi. Allora, la mattina appena tu ti svegli e apri Facebook, che faccio? Praticamente tu ti ritrovi con 27 inviti ad eventi. Sì. Che vanno, che ne so, dal pepe rosso di Cayenne alla pericena da ciccione, cioè di tutto e di più. Ma non basta, ti arrivano pure tutte le notifiche di tutta la gente che scrive all'interno di questo evento, no? Una notifica dopo l'altra. Hashtag, inghia di notifiche si muore, cioè, in effetti, adesso che ci penso, un po' di ragione forse ce l'ha. E allora, per difendersi dallo tsunami eventi, sì, ci sono solo due strade da percorrere. Quali? E basta. Allora, la prima strada è che tu praticamente devi cancellare assolutamente tutte le persone che ti invitano ad eventi. Solo che così ti ritroveresti solo, emarginato e non calcolato. In effetti. Come il canone Rai. Invece poi c'è la seconda strada da percorrere, cioè? Hashtag consigliata, che è quella di utilizzare il tasto disattiva notifiche. Che è stato più utile questo tasto che Barbara D'Urso in diretta. Hashtag più utile della D'Urso e della Rai. Adesso mi sta facendo anche un po' confondere come siamo arrivati a Barbara D'Urso. Hashtag tu di strada social ne devi fare assai. Sono qui per imparare, grazie a lei, professoressa. Mi dica. Comunque non basta, come ciliegina sulla torta, dopo che tu fai questo tasto praticamente, sì, disattiva, sì, notifiche, devi creare anche tu l'evento. Hai capito? E che ne so, e crevi, che ne so, a chi c'hai prurito più forte. Bello, beh, sì, interessante. Oppure la peripizza da Gino e Ciccione. Gino e Ciccione. Oppure l'evento con un DJ Pino per donne superiori a 67 anni solo se accompagnate dai genitori. Cioè tutti questi eventi interessanti. Vince a chi rompe di più le scatole. Adesso me ne devo andare perché ho un appuntamento, ho un corso di recupero con un ragazzo. Ma dove devi andare? Me ne devo andare a fare il corso di recupero. Però se vuoi la nostra lezione la possiamo continuare stasera. Ci vediamo da cosa? Da Gino e Ciccione. Non hai ricevuto l'evento? Ma chi è Gino il Ciccione? No, non ho ricevuto nessun evento. Hashtag, è grave. È gravissimo. Me ne devo scappare. Hashtag, buoni eventi a tutti. Alla prossima lezione. Arrivederci, arrivederci. Ma da Gino il Ciccione, ma dove va? No, da Gino, mi devo sprecare un sacco di cose. Arrivederci. Ma chi è? Ma poi chi è questo Gino il Ciccione? Questa scappa, se ne va esaurita, completa, questa insegnante di social, amici. Va bene, grazie Loredana 2.0, tornerà. Amici, tornerà. Purtroppo tornerà. No, non torna? Non torna più, è scappata. Tornerà prima o poi. Prima o poi tornerà. Salutiamo anche gli autori. Gli autori di Loredana 2.0. Almeno questo me lo dice, per favore. Almeno questo, prima di andare a Gino Ciccione. Hashtag, ma le dobbiamo ringraziare tutte le puntate? Ma sono bravi. Salutiamoli. Hashtag, Marco Pomar. Hashtag, Sabo Rinaudo. Va bene. Hashtag, Palermo. Hashtag,
me ne sto andando, arrivederci. E hashtag viva Gino il Ciccione, perché è diventato il mio mito. Va bene, noi torniamo tra poco. Invece questo è Studio 90 Italia, solo musica italiana. Grazie Loredana 2.0. Studio 90 Italia.